Iva Zanicchi sarà una delle protagoniste del prossimo Festival di Sanremo 2021. In un'intervista al Corriere della Sera ha spiegato che si tratta di una partecipazione fatta soprattutto per divertirsi e non per vincere, in cui incrocerà artisti come Gianni Morandi e Massimo Ranieri. La cantante arriva al festival un anno dopo essersi ammalata di Covid e dopo aver perso il fratello a causa delle complicazioni del virus. Per questo motivo non vuole sentire parlare di Novax e di scettici per quanto riguarda malattie e vaccini. Sono per la libertà, ma i Novax dico: non vi vaccinate, bene, state chiusi in casa, ma non venitemi a dire che non esiste il virus perché vi rompo la testa. Una posizione chiara dopo aver vissuto la malattia sulla propria pelle. Non ho più riacquistato l'olfatto, non sento l'odore del brodo della domenica e del caffè la mattina, però grazie a Dio continuo a cantare e respiro bene, ha detto sempre al Corriere della Sera, dove anche ricordato il fratello scomparso il 25 novembre del 2020. Un dolore straziante, lo adoravo come un figlio. Mio fratello era un poeta, lui teneva insieme tutta la famiglia. Pensare che l'ho sentito al telefono e mi ha detto: i medici dicono che tra 2 giorni vengo a casa. Dopo 3 giorni è arrivato a casa, ma nella cassa, e ci hanno proibito di aprirla per l'ultimo bacio. Sono ancora incazzata nera con tutti.